Appassionati di ciclismo, la buonasera vi arriva dalle strade del Gran Premio Ezio del Rosso, classica riservata alla categoria dilettanti Elite Dunder 23, organizzata dal gruppo sportivo Le Casette a Montecatini Terme e giunta alla 61 edizione. Una pietra miliare del ciclismo nazionale riservato alla categoria dilettantistica che si avvale del patrocinio della regione toscana della provincia di Pistoia e del comune di Montecatini. Terme. La società organizzatrice, come vi ho anticipato, è il gruppo sportivo Le Casette. e La prova è valida anche come ventesimo trofeo Alessandro Del Bino, sedicesimo trofeo Natalini, terzo trofeo Franco Ballerini, settimo trofeo Ilio Tongiorgi, primo trofeo Ristorante Manero, secondo trofeo Enrico Della Rosso, secondo trofeo Ermanno Damiani. Alla via si sono presentati in rappresentanza delle migliori formazioni nazionali oltre 150 atleti nella classica che anticipa di poco la chiusura della stagione 2012. È stata una stagione intensa per la categoria, eh, della categoria dilettanti, quindi una stagione che... Ha regalato emozioni importanti e questo è ancora un importante banco di prova con tutti i migliori atleti alla via, tra cui spicca il tricolore Manuel Francesco Bongiorno, che sarà al via con la maglia della propria formazione, ad onorare appieno questa 61esima edizione del Gran Premio Ezio del Rosso. Ma non c'è solo Manuel Francesco Bongiorno che prenderà il via con il dorsale di gara numero 1, sono tanti i protagonisti attesi quest'oggi partendo eh, dall'elenco dall delle società alla via buongiorno è il faro della carriera Simef Vega Truck Italia Valdarno nel quale è schierato anche l'azzurro Andrea Fedi che prenderà il via con il dorsale di gara numero 3 poi abbiamo la ASD Brogio guidata da Geni Crivosce la Monviso Venezia a, a guaritissima formazione con al via Marco Prodigioso e Riccardo Picchetta, che sono i due fari di questa formazione, cara al senatore Michelino Davico. La ciclistica Malmantile, la Banca Popolare dell'Emilia, l'Amore Vita Etruria Team, la Generali Videa Ballan Coppi-Gazzera, la Gragnano Sporting Club. Intanto prima del via la premiazione ad Enrico Barbin, ed è il commentatore di Eurosport Magrini che la consegna poi ancora una premiazione questa volta è Giacomo Bacci che consegna una targa al corridore della Petroli Firenze Cycling Team vale a dire Mario Sgrinzato poi la premiazione per Fedi con il popolare Pinze che la consegna ed ancora Cristian Sbaragli sono alcuni dei corridori più attesi quest'oggi vediamo anche Paolo Fornaciari insieme a Mario ieri il presidente del gruppo sportivo Le Casette che consegnano la targa al campione italiano Manuela Bongiorno e la volta di Davide Villella, plurivittorioso della stagione, classe 1991 bergamasco del team Colpac, sarà la via anche lui, anche lui. Intanto tutto è pronto per la partenza che avviene in questo momento, si parte quindi da Montecatini, un percorso che andremo a scoprire ma che non rappresenta novità rispetto a quello che è il classico tracciato del Gran Premio Ezio del Rosso e che si snoda con numerosi passaggi sotto lo striscione di arrivo. E allora, dopo la partenza da Montecatini Terme, entriamo nella fase agonistica della corsa, quindi andiamo a dare una lettura, intanto il suggestivo passaggio davanti alle terme di Montecatini, città famosa in tutto il mondo per le proprie acque termali. E città famosa anche per una tradizione ciclistica davvero importante che si riassume nel Gran Premio Ezio del Rosso con 61 anni di storia per questa che è una delle classiche decane del ciclismo toscano e anche del ciclismo italiano vi dicevo un percorso che prevede una prima parte con tre ascese al Gran Premio della montagna di Vico la collina che domina l'abitato di Monte Catini, una salita che misura circa 2 km con pendenze nell'ordine del 4-5%. Alla quarta ascesa di questa salita gli atleti, invece di eh, iniziare il tratto in discesa verso Nievole, svolteranno a sinistra e saliranno ancora verso il Gran Premio della Montagna di eh, Goraiolo. Una volta raggiunto il punto più alto del Gran Premio Ezio del Rosso, la cima Coppi, il Gran Premio della Montagna di Goraiolo, gli atleti scenderanno verso la località di Pescia, ritorneranno a Montecatini ed affronteranno un altro giro con la salita di Vicola, la discesa verso Nievole ed il ritorno attraverso la località La Colonna e quindi l'arrivo a Montecatini in Via Verdi. Abbiamo visto due atleti al comando, leggerissimo il margine di vantaggio però nei confronti del gruppo, si trattava del 74 Alessandro Maestrelli della Bologna Nico Natalini, insieme a lui il numero 101 Gianni Bellini dell'Idea Shoes, appena 10 secondi di vantaggio nei confronti del Plotone che come vedete adesso si sta approntando ad affrontare i primi tratti. In salita verso il Gran Premio della Montagna di Vico, guidato il plotone da Stefano Lucchesi della Gragnano Sporting Club, formazione toscana. Intanto vediamo anche le maglie della Team Colpa che è una delle formazioni più attese quest'oggi. Abbiamo visto Paolo Bianchini, atleta bergamasco della formazione guidata da Bevilacqua e Valoti. Intanto siamo in salita verso il Gran Premio della Montagna di Vico. Le maglie. Sulla testa della corsa che si è ricompattata, quindi il gruppo è tornato compatto, raggiunti Maestrelli e Bellini, sono quelle della Petroli Firenze Cycling Team, anche le maglie della Caparini, le Village Vibert Italia, qui vediamo inquadrato adesso Mario Sgrinzato della Petroli Firenze Cycling Team, si alza sui pedali in questo frangente in salita per tenere alta l'andatura, dietro c'è il suo compagno di squadra Formolo, intanto siamo al passaggio dal Gran Premio della Montagna di Vico inizia il tratto in discesa vediamo anche Cristiano Sbaralli, il campione toscano della categoria ed il folto gruppo degli oltre 150 atleti che hanno preso il via transita anche Massimo Capocchi di Radio Informazione in Corsa il suo prezioso contributo nel fornirci le informazioni attraverso la sua voce e eh, il mezzo della radio che permette a tutti coloro che sono in gara di ricevere in diretta le informazioni sulla corsa. Il nome di Massimo Capocchi è legato però al Gran Premio Ezio del Rosso da un altro particolare. Infatti Massimo Capocchi ha vinto l'edizione 1985, un'edizione stellare del Gran Premio Ezio del Rosso, che al secondo posto vide, pensate un po', Franco Ballerini. Terzo arrivò Enrico Galleschi, quarto Riccardo Lisi e quinto Rolf Sorensen. Quindi un'edizione importante, che vide il successo di Massimo Capocchi. Ma sono tanti i nomi inseriti nell'albo d'oro di questa classicissima del ciclismo dilettantistico toscano. A partire dal primo vincitore, Franco Giorgi, del uh, gruppo ciclistico Pignone, fino ad arrivare all'ultimo, Enrico Battaglin, della Zalfa de Visire Fior. Si passa attraverso alcuni dei più importanti atleti che uh, hanno disputato la categoria dilettantistica in. Uh, Italia si passa attraverso il nome di Daniele Calligarina, di Giovanni Visconti, eh, poi ancora di Giaro Ermeti, di Matteo Carrara, di Luca Paolini che vinse due volte nel 98 e nel 99, Cristian Moreni vinse l'edizione 95 ed ancora. Scorrendo l'Albo d'Oro si risale fino al 1991 con la vittoria di Paolo Fornaciari, al 90 con il successo di Francesco Casagrande, nel 1987 a vincere fu Stefano della Santa, nel 1984 fu Marco Giovannetti ed ancora. Nel 1961 Francesco Moser e nel 1963 Rino Zandegu. Vediamo e torniamo in corsa adesso, gentili appassionati di ciclismo. Abbiamo una fuga particolarmente interessante. Quando siamo al chilometro 42 di gara, fuga che è composta da un drappello particolarmente numeroso, di circa 30 unità. Questo è il gruppo che insegue con Christian Barchi della Banca Popolare dell'Emilia nelle prime posizioni, così come Samuele Galligani della formazione Mastro Marco Chianti Sensi ma gli uomini al comando che troviamo al comando in questo frangente mentre il gruppo accusa un ritardo di 1 minuto e 55 sono per la carriera Simaf Christian Sbaragli e Mattia Barabesi Evgeni Krivoshev della Brogio Marco Prodigioso e Riccardo Pichetta della Monviso Venezia Francesco Piazza e Luca Cingi dell'Amore More Vita Mattias Bliacycius della Gragnano Sporting Club. Mattia Bucci della Biganter Filippo Tonelli della Virtus Villa Stefano Coli della Bedogni, Anico Natalini, Giuseppe Brovelli, Alberto Bettiol e David Tintori dell'Idea Schus Andrea Vaccher e Pierpaolo Ficara della Marchiol Emisfero Site Marco da Castagnoli della Pistoiese Pavel Poniaschi della Sestese Alfio Locatelli, Cristiano Aretino, Luca Chirico in rappresentanza della Trevigiani Dynamon Bottoli, Leonardo Cresca ed il giovane Valerio Conti per il team Mastro Marco, Mirko Puccioni, Rino Maestrini, Matteo Cremoni e Raffaele Bacci della Caparini Le Village, Michele Simoni della General Store Medlago, Mario Sgrinzato e Mirko Tedeschi della Petroli Firenze, Paolo Bianchin e Luca Ceolan del team Colpac siamo transitati sotto lo striscione. Di arrivo percorsi quindi 59 km di gara per la 61esima edizione del Gran Premio Ezio Del Rosso che si appresta quindi ad entrare nelle fasi delicate di corsa, superato il primo terzo di gara praticamente di questa manifestazione che misura all'incirca 180 km, uno dei percorsi più lunghi per quanto riguarda la categoria dilettantistica. Al passaggio sotto lo striscione di arrivo, il gruppo aumenta il proprio ritardo e transita. Lo vediamo in questo momento a 2 minuti e 27 dagli uomini al comando. E sono gli uomini della Bedogni, Anico Natalini, a fare l'andatura. Qui, vediamo con il dorsale di gara numero 78, si tratta di Angelo Raffaele. E anche le maglie della futura team matricardi nelle prime posizioni. La formazione diretta da Franco Chioccioli infatti non annovera nessuno negli uomini al comando e quindi si stanno portando in testa a fare il ritmo. Ma noi torniamo in testa nel tratto in salita verso Vico ed è la sagoma di Leonardo Cresca, atleta laziale del team Mastro Marco Chianti Sensi che sta facendo l'andatura classe 1992. Leonardo Cresca e poi il gruppo degli uomini alla comando che si allunga in questa fase in salita gruppo numeroso che annovera, vi abbiamo detto davanti alcuni importanti atleti sicuramente Christian Sbaragli così come Marco Prodigioso ma anche Daniele Cavasin ed ancora troviamo Alberto Bettiol l'ex campione europeo della Cronometro Juniores ma da tenere d'occhio anche da Castagnoli e Polianski e, e come non... Uh, Tenere d'occhio il terzetto della Trevigiani con Alfio Locatelli, Cristiano Aretino e Luca Chirico, la coppia della Mastomarco con Cresca e Conti, il nutrito gruppo della Caparini Le Village Vibert Italia e poi i due atleti della Petroli Firenze, vale a dire Sgrinzato e Tedeschi. Occhio anche alla team Colpac che lì davanti a Paolo Bianchini, classe 1992, così come Luca Ceolan, entrambi atleti al secondo anno nella categoria under 23, Ceolan, atleta Alto Bianchini, atleta Bergamasco, che militano nel team Colpac. Inizia il tratto in discesa dopo che al passaggio dal Gran Premio della Montagna di Vico è transitato in prima posizione il Dorsale 32 Francesco Piazza della Amore e Vita. Tratto in discesa, il gruppo ci viene segnalato adesso da Massimo Capocchi a 2 minuti e 10 dalla testa della corsa. Stiamo scendendo quindi verso la località di Nievole con il drappello degli uomini alla comando allungatissimo ecco Bucci l'atleta della Big Hunter poi arriva la maglia della Marchiol le due maglie della Petroli Firenze Cycling Team abbiamo visto transitare Alberto Bettiol dell'Idea Shoes arriva anche Christian Sbaragli inconfondibile la maglia di campione regionale toscano stanno sfilando tutti gli atleti che si trovano alla comando di fronte alla nostra telecamera e chiudono in questo momento il tornante in discesa con la maglia della Monviso Venezia di Riccardo Picchetta in ultima posizione. Il gruppo accusa un ritardo di 2 minuti e 10 e come vedete anche in questo frangente è pilotato dalle maglie della futura team Matricardi che quindi stanno cercando di rimediare al danno di non essersi trovati. Né in questa fuga che sta davvero caratterizzando in maniera interessante la fase centrale di corsa, certo c'è ancora tanta strada per arrivare al traguardo di Montecatini. però questa azione sta sicuramente facendo preoccupare il resto del gruppo. Con la corsa siamo tornati in testa a chilometro 85 di gara, perfetto l'accordo. Sugli uomini alla comandio, oh, eccolo qua Valerio Conti, uno dei giovani più promettenti del nostro eh, ciclismo, rilevato dal compagno di squadra Leonardo Cresca. Entrambi sono laziali ed entrambi militano nel team Mastro Marco. Arriva Paolo Bianchini, il più attenti, lo ricorderanno, vincitore in una tappa della eh, tre giorni aerobica con eh, arrivo a Bossico, giunse tutto solo, atleta. Di indubbia qualità, specialmente quando la strada sale, l'atleta del team Colpac ed ancora Luca Ceolan, sempre della stessa formazione, è la volta con il dorsale di gara numero 161 di Mirko Puccioni, classe 1989. Poi arriva anche l'ex campione toscano della categoria under 23, Mirko Tedeschi della Petroli Firenze. Guardate come. Nonostante siano numerosi gli uomini al comando stiano andando d'accordo. Infatti doppia fila, velocità altissima che eh, rende a questo punto sempre più difficile il recupero del gruppo. A chiudere gli uomini al comando abbiamo visto eh, Simoni della General Store Medlago. Eccolo qua il plotone, sono ancora le maglie della futura team matricardi a fare l'andatura. In testa al gruppo, li abbiamo visto con piacere nel vivo della corsa Luca Wackerman alla sua ultima gara nella categoria dilettantistica, imminente per lui il passaggio. Dopo alcune gare disputate come stagista nel team Lamprey, la prossima stagione sarà a tutti gli effetti un corridore professionista. E queste sono le immagini del plotone: vedete gli uomini guidati da Franco Chioccioli tenere altissima l'andatura, vediamo anche le maglie della ciclistica malmantile con il corridore Kim Antung Magnusson nelle prime posizioni del gruppo, lui che è stato grande protagonista quest'anno nella parte estiva della stagione, atleta giovane che ancora ha tanti margini di miglioramento e che sarà sicuramente grande protagonista nelle stagioni a venire. Noi ci riportiamo in testa quando con la corsa siamo ancora in salita verso Vico. Era ancora con gli uomini al comando. Abbiamo questa panoramica sulla testa della corsa che eh, praticamente sta viaggiando molto molto forte. Questo anche grazie ad un accordo e alla voglia di far bene di tutti gli uomini che si trovano in testa, con ancora le maglie del team Mastro Marco in prima posizione, ci sembra ancora la sagoma di Leonardo, Cresca, merita sicuramente un bravo questo atleta. Classe 1992, dietro di lui vediamo tedeschi ed ancora le maglie della Trevigiani. Eccolo qua, il folto gruppo degli uomini al comando che transita davanti alla nostra telecamera panoramica, quindi da fermo con le nostre immagini. Andiamo ad attendere il gruppo che come vedete è anticipato da un terzetto adesso. Si stanno sganciando, quindi dietro capiscono la pericolosità dell'azione. Abbiamo visto... Federico Borrella della nella Monviso Venezia, Giuseppe Cicciari della Malmantile ed Alessio Tagliani che provano ad evadere. Transita adesso anche la maglia di campione italiano di Manuel Francesco. Buongiorno, che è nelle prime posizioni del gruppo. Il plotone accusa un ritardo di 1 minuto e 50 in questo frangente. Quando stiamo salendo ancora verso Vico, e ci sarà ancora un altro passaggio da Montecatini. Eccolo qua da Via Verdi sotto il traguardo prima di iniziare la lunga ascesa verso Goraiolo. La prima parte della salita è la stessa che gli atleti hanno già affrontato tre volte per raggiungere il Gran Premio della Montagna di Vico, ma quando si arriverà proprio in corrispondenza del culmine della salita ci sarà la svolta a sinistra e l'inizio della salita bella lunga verso Goraiolo. Siamo infatti a due giri dalla termine. Quindi ultimi due giri per la testa della corsa, che adesso accusa un vantaggio che si è leggermente ridotto, è di 1 minuto e 30 in questo frangente. Comunque il gruppo è molto numeroso degli uomini alla comando. Adesso, ovviamente, stiamo per entrare nelle fasi finali di corsa. Tende a saltare l'accordo tra gli uomini che formano la testa della corsa. Infatti, non c'è più come c'era qualche chilometro fa la doppia fila degli uomini alla comando che permetteva una forte andatura, ma adesso ovviamente ci si tende a studiare in vista dell'inizio della lunga salita verso Goraiolo. Lasciamo sfilare gli uomini alla comando con la coppia della Mastro Marco, formata da Cresca e Conti, nelle ultime posizioni, ed attendiamo i più immediati inseguitori, che sono il terzetto, formato dal dorsale 17 Federico Borrella della Monviso Venezia, dal dorsale 24 Giuseppe Cicciari della Malmantile, e dal dorsale 56 Alessio Tagliani della futura team Matricardi questi uomini accusano un ritardo di 1 minuto e 30 nei confronti della testa della corsa più indietro il gruppo Ammiraglie che quindi a questo punto rischia di finire definitivamente fuori dai giochi per quanto riguarda il successo nella 61esima edizione del Gran Premio Ezio del Rosso organizzazione affidata al gruppo sportivo Le Casette e eh, con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Pisa e del Comune di Monte Catini Terme. Il gruppo eccolo qua con uh, Fiorenza e Wackerman. Ci sembrano loro il dorsale numero 43 è uh, Miletta, scusate, Miletta della Gragnano Sporting Club con lui Luca Wackerman, che quindi provano ad evadere anche loro dal plotone tratto in salita questo verso la prima fase della salita verso Goraiolo, stiamo salendo verso Vico in questo frangente, ci voltiamo anche per controllare la situazione alle loro spalle, una maglia del team Brogio, vediamo di chi si tratta, è il dorsale di gara numero 9, Francesco Andreani, atleta marchigiano del team Brogio, che anticipa di poco il resto del gruppo, ma qui i distacchi cominciano ad essere pesanti, arriva anche un'altra coppia, il gruppo dietro si è notevolmente selezionato e si sta disorganizzando, a questo punto gli atleti provano a fare da soli, provano in, uh, con un'azione solitaria a rientrare sulla testa della corsa, vediamo anche Nibali, fratello del professionista del team Liquigas, arriva anche Santi Vieri della Malmantile, questi sono gli uomini che anticipano il gruppo, ecco anche la maglia di campione nazionale italiano Di Manuel Francesco. Buongiorno, uno sguardo sulla pianura dalla montagna Pistoiese. Si sale, si sale verso Marliana. E stiamo salendo verso il GPM di Goraiolo. Ancora la situazione con gli uomini alla comando. Vedete l'andatura importante impressa in questo caso dagli uomini della Trevigiani Dynamon Bottoli e anche le maglie della. Delle altre formazioni nella testa della corsa, qui vediamo con il numero 145. Si tratta di Christian Aretino. Particolare la storia di questo ragazzo, classe 1993, quindi al primo anno nella categoria under 23. Ha disputato le prime gare con la casacca della Worker Service Brenta nella categoria juniores, in quanto lo scorso anno non aveva raggiunto il numero sufficiente di punti. Ebbene, questo ragazzo ha. Condotto un uh, inizio di stagione esaltante con uh, diverse vittorie. Fatto sta che la Torvigiani Dynamon Bottoli ha deciso di annoverarlo tra le proprie fila e adesso è grande protagonista anche nella categoria dilettanti. David Tintori e poi ancora Bettiola da Castagnoli. È la volta di Brovelli ed ancora vediamo Krivoshev ed ancora Poliansky. Ma attenzione perché guardate qua chi si è riportato sulla testa della corsa si trova adesso davanti a Luca Ceolan Davide Formolo abbiamo visto che è rientrato Alessio Tagliani quindi l'inseguimento di Tagliani è andato a buon fine adesso Alfio Locatelli chiude il drappello degli uomini al comando ottimo il rientro di Tagliani che è appena giunto sul drappello degli uomini al comando prosegue nella propria azione splendido momento di forma per Alessio Tagliani, adesso Pavel Polianski lo raggiunge e si porta lui stesso a fare l'andatura. Il dorsale è quello del 134, atleta della Sestese che si volta a controllare la situazione. Di uh, Tagliani alle sue spalle, vedremo se questa azione di Polianski, partita dopo uno scatto del. Livornese-Italiani riuscirà a fare la differenza Per il momento sembra di sì Pavel Polianski tutto solo in vista Del Gran Premio della Montagna di Coraiolo Splendida l'azione del corridore Diretto da Frediani Si impegna ancora in questo tratto In salita per lui La promessa di un passaggio tra i professionisti Non ci ancora confidato la squadra che lo accoglierà il prossimo anno ma sta davvero meritando il passaggio nella massima categoria ciclistica guardate lo sforzo di questo atleta atleta che viene dal nord della Polonia ha vinto quest'anno il titolo nazionale adesso ha fatto decisamente il vuoto lo vediamo da queste immagini Pavel Ponianski. che quindi si avvia verso il passaggio dal GPM alle sue spalle resiste ancora Alessio Tagliani. Alessio Tagliani, che è stato molto, molto bravo perché non faceva parte della fuga dei 35 che ha animato le fasi centrali di corsa, ma si è riportato sugli uomini al comando, scattando in compagnia di altri due atleti e raggiungendoli poi nel tratto in salita verso Marliana. Erano partiti nel precedente passaggio verso Vico, avevano staccato il gruppo insieme a Federico Borrella e Giuseppe Ciccia. Il resto italiani è lì davanti con il tentativo di provare a riprendere il fuggitivo Polianski. Alle loro spalle vediamo Valerio Conti, 156 di gara, atleta laziale nella Comune di Roma. Poi abbiamo Luca Ceolan, Alberto Bettiol. Ceolan il dorsale 201, Bettiol il 99. Alle spalle di Bettiol vediamo la sagoma del suo compagno di squadra Brovelli. Alle spalle di Brovelli abbiamo intravisto Luca Chirico, eccolo qua. E poi ancora Simoni e quindi Conti, mentre ci pare un po' più in difficoltà l'atleta della Marchiol. Con il dorsale di gara numero 106, vale a dire Pierpaolo Ficara. Più indietro ancora altri atleti con Marco da Castagnoli e Prodigioso ed ancora Krivoshev del team Brogio così come David Tintori che invece indossa la maglia dell'idea Shoes. Questi sono gli uomini che compongono il terzo gruppetto inseguitore e che quindi accusano un ritardo di circa un centinaio di metri da quello che potremmo definire il drappello Conti l'appello Conti Bettiol dove sono presenti questi due giovani atleti, due giovani promesse del ciclismo italiano. Lo scorso anno Bettiol fu campione europeo della categoria cronometro ad Offida, dove Conti si aggiudicò la quarta posizione della prova in linea. Sono due giovani di belle speranze al primo anno nella categoria dilettantistica, così come Luca Ceolan, anche lui classe 92 appena un anno più vecchio come Luca Chirico anch'esso classe 1992 attenzione sulla testa perché ciò che sembrava scontato ovvero un aumento del vantaggio di Polianski in salita in realtà non sta avvenendo ma uno scatenato Alessio Taliani si sta per riportare sul corridore campione nazionale polacco della Sestese e quindi tra non molto potrebbe formarsi una coppia al comando formata da Pavel Polianski della ciclistica sestese e da Alessio Tagliani della futura team Matricardi. Merita un plauso l'atleta livornese diretto da Franco Chioccioli perché tutto solo è riuscito a, a riportarsi sul uh, Polianski dopo che in tre aveva condotto circa un giro del circuito iniziale alle spalle dei fuggitivi nel tentativo di rimediare alla fase iniziale di corsa in cui nessun atleta della sua formazione era entrato nella fuga che a questo punto sembra essere quella decisiva infatti il gruppo è segnalato con oltre due minuti di ritardo il grosso del plotone, ciò che resta del gruppo ammiraglie Pavel Polianski comunque non si cura troppo di Alessio Tagliani anche quando si accorge che l'atleta della futura team Matricardi si è portato alle sue spalle non si volta neanche Polianski continua a spingere in questo tratto in salita. Ci avviciniamo al passaggio dalla località di Goraiolo, dove inizierà la discesa verso Pescia. Adesso italiani in testa sono due atleti che erano già attesi alla vigilia. Italiani quest'anno ha vinto tra le altre manifestazioni la Coppa Bologna Montallese di Chiusi, mentre Pavel Polianski ha già ottenuto tre vittorie, più il campionato nazionale polacco. Ha vinto quest'anno il 25 marzo in Piemonte al Gran Premio Rafi. Ha vinto anche il Gran Premio Città di Valenza riservato ad Under 23, oltre al campionato nazionale polacco che si è disputato il 23 giugno scorso e per la quale, per la quale vittoria indossa la maglia che vedete. Bianca Rossa di campione nazionale. Passaggio dalla località di Goraiolo. Quindi tra non molto inizierà la discesa. I due uomini alla comando. Polianski e Italiani. Alle loro spalle si è un po' ricompattato il drappello. Lo vediamo con eh, Ceolan. Poi Chirico. Ed ancora abbiamo Brovelli. Quindi Simoni, Bettiol, Conti. E eh, poi via via tutti gli altri. Con David Tintori che chiude questo drappello. Arriva anche Ficara. E poi più indietro vediamo la uh, sagoma di Bucci della Big Hunter. È la volta adesso degli atleti della Gragnano che passano davanti alla nostra postazione. Poi Davide Formolo della Petroli Firenze Cycling Team. Arriva adesso un altro drappello con le maglie uh, della General Store nelle prime posizioni. Vediamo anche Bianchini che era protagonista della fuga centrale. Ancora non abbiamo visto il grosso del gruppo che è segnalato con un ritardo che va aumentando. Attenzione, perché in discesa sono nuovamente cambiate le carte in tavola. Infatti, uno strepitoso Pavel Polianski in discesa è riuscito a staccare Alessio Tagliani. E adesso, quando ci troviamo a Pescia, viaggia con un ritardo di una ventina di secondi sui più immediati inseguitori. Anche qualcosa in più ci segnala adesso Massimo Capocchi. Infatti, il vantaggio è salito a 45 secondi, come ci testimonia anche la presenza della macchina cambio ruota alle spalle del fuggitivo solitario. E allora andiamo a conoscere meglio questo corridore, classe 1990, quindi ancora under 23. Vi dicevo quest'anno la vittoria nel campionato nazionale polacco. Però. An tante altre importanti eh, affermazioni. La vittoria a Valenza ha e eh, collegno ed ancora due importanti secondi posti tra i cinque che ha ottenuto sono sicuramente quelli ottenuti nella Coppa della Pace il 3 eh, giugno scorso e nella Ciociarissima il 1 maggio. Un atleta quindi di indubbio valore, questi sono gli inseguitori che accusano un ritardo di 45 secondi. Si tratta del dorsale 12 e Shane Krivoshev del 56. Alessio Tagliani che è stato l'ultimo a mollare la ruota di Pavel Poniansky. Poi ancora Giuseppe Brovelli dell'Irea Shoes con i compagni Alberto Bettiola e David Tintori. Ancora Pierpaolo Ficara della Marchiol, Marco da Castagnoli della Pistoiese. Luca Chirico della Trevigiani, Mirko Puccioni della Caparini Le Village, Michele Simoni della General Astor e Luca Ceolan della Team Colpac. È proprio Chirico che chiude il drappello dei più immediati inseguitori del fuggitivo Pavel Ponianski. Siamo praticamente a meno di 40 km dalla conclusione e c'è questo uh, corridore che sta davvero portando un'azione interessantissima località Casa Bianca con Pavel Polianski meno di 25 km alla conclusione sta spingendo ancora forte a testimonianza di ancora tante energie in corpo per l'atleta della Sestese Alessi Pelletterie che guardate anche la posizione aerodinamica buca il vento Pavel Polianski vuole a tutti i costi questo che per lui sarebbe il quarto successo stagionale è nato il 6 maggio 1990 nel nord della Polonia e indossa la maglia di campione nazionale per la categoria under 23 ancora un'azione splendida quella di Poliansky alle sue spalle provano a devadere alcuni atleti con il numero 106 Pierpaolo Ficala anticipa di poco il resto degli atleti inseguitori Ovviamente dietro non si riesce per il momento ad organizzare un inseguimento, l'unica formazione che potrebbe organizzare un inseguimento è quella dell'idea Shoes che annovera tra gli inseguitori ben tre atleti Giuseppe Brovelli, Alberto Bettiol e David Tintori, infatti è proprio Brovelli adesso il primo a riportarsi su Ficara, il dorsale numero 98, atleta dell'idea Shoes che si riporta su Ficara. Però se eh, questa formazione vuole ricucire lo strappo deve organizzare un inseguimento, altrimenti potrebbe essere fatta per Pavel Poniansky. Intanto vediamo tutta la composizione degli uomini che inseguono. Ve li ricordo: Krivoshev, Tagliani, Brovelli, Bettiola, Tintori, Ficara, Da Castagno, Richirico, Puccioni. Simoni e Ceolan. questi sono gli uomini che inseguono adesso con un ritardo di un primo e dieci secondi. Splendida l'azione di Pavel Polianski, dietro devono fare qualcosa, c'è sì da affrontare ancora una volta l'ascesa verso il Gran Premio della Montagna di Vico, ma non possono guardarsi più di tanto perché lì davanti c'è uno scatenato Pavel Polianski che sta conducendo una finale di gara all'altezza di un grande campione in una classica che di campioni ne ha visti passare tanti: il Gran Premio Ezio del Rosso, organizzato dal gruppo sportivo Le Casette del presidente Mario ieri, è giunto alla 61esima edizione. È nella storia di Montecatini Terme, è nella storia del ciclismo nazionale. Una corsa che rappresenta uno degli ultimi importanti appuntamenti nel calendario della categoria dilettantistica in terra italiana, ancora uno spettacolare Pavel Polianski nel passaggio dal centro di Montecatini in vista del suono della campana che per lui segnerà l'inizio dell'ultimo giro, ultimo giro che prevede l'ascesa verso il Vico, ultima ascesa quindi verso il Vico, la discesa verso la località di Nievole e il ritorno attraverso Pieve a Nievole, quindi la località La Colonna, il ritorno a Montecatini, ultima curva e l'inclinio dove tra un giro esatto si concluderà la 61esima edizione del Gran Premio Ezio del Rosso, gara nazionale riservata alla categoria Elite Under 23 ed organizzata dal gruppo sportivo Le Casette. Bravo Pavel Poniansky che si sta impegnando a fondo anche in questi ultimi metri. Non vuole concedere nulla agli avversari ed inizia per lui l'ultimo giro, l'ultima sofferenza, perché in questi casi davvero ogni metro è fatica per Pavel Poliansky. Deve amministrare un vantaggio che adesso ci viene segnalato nell'ordine dei 50 secondi nei confronti di questi atleti. Eccoli qua inquadrati i più immediati inseguitori che sono... Al passaggio dall'ultima curva nel centro di Montecatini Terme, inseguitori che hanno guadagnato qualcosa nei confronti di Pavel Polianski, ma che hanno ancora un distacco di 50 secondi. Adesso sono al passaggio davanti alle terme il tettuccio di Montecatini Terme, inizia qui l'ennesima ascesa alla GPM di Vico. Vediamo Brovelli in prima posizione con Bettiol sulla ruota. Simoni nelle prime posizioni. Così come Chirico. Abbiamo visto anche Ceolan con la maglia bianco-nera del team Kolpak. La maglia verde bianca è quella di Simoni della General Store. A fare l'andatura è sempre Giuseppe Brovelli dell'Idea Shoes. Vediamo se qualcuno degli inseguitori proverà l'azione solitaria nel tentativo di recuperare il fuggitivo. Pavel Polianski, che adesso affronta l'ultima difficoltà, la salita verso Vico, per lui è l'ultimo scoglio. Anche se poi la pianura che dovrà affrontare nella finale non lo aiuterà probabilmente. Ma ha dimostrato in pianura di avere ottime doti, guadagnando secondo dopo secondo nel tratto che da Pescia ha riportato la corsa a Montecatini. Il corridore della formazione Sestese Alessi Pelletterie sta per scollinare al Gran Premio della Montagna di Vico dove inizierà la discesa verso Nievole, tra non molto quindi svolta a sinistra ed inizia il tratto in discesa per Pavel Polianski, dorsale 134, eccolo qua, inizia per lui la discesa da questo momento in poi sono finite le asperità altimetriche ma di fatica ce ne sarà da fare ancora tanta per Pavel Polianski se vuole scrivere il proprio nome nel prestigioso albo d'oro del Gran Premio Ezio del Rosso intanto 10 km alla conclusione dietro si è selezionato il drappello degli uomini Al comando infatti abbiamo visto due maglie dell'idea shoes sono quelle di Giuseppe Brovelli ed Alberto Bettiol è presente anche Vieni Krivoshev in questo drappello Così come Marco da Castagno di Luca Chirico e Luca Ceolan, questi sono i componenti, i sette componenti del drappello dei più immediati inseguitori che accusa un ritardo di 52 secondi. Attenzione quindi, perché nulla è scritto. Mancano ancora 10 km, poco meno alla conclusione della 61esima edizione del Gran Premio Ezio del Rosso, e abbiamo un uomo solo al comando che se n'è andato. Nel tratto in discesa che da Goraiolo ha riportato la corsa a Pescia. Ma dietro sono vicini adesso 40 secondi stanno guadagnando i più immediati inseguitori di Pavel Polianski che comunque sta spingendo ancora molto forte con le mani basse sul manubrio, posizione aerodinamica, massima concentrazione sul traguardo che si avvicina metro dopo metro e si avvicina la possibilità di vincere una classica prestigiosissima del ciclismo nazionale. 5 km alla conclusione per Pavel Polianski che strappa un ghigno di fatica, ma anche un ghigno di soddisfazione perché dietro hanno ancora da recuperare 40 secondi e nonostante adesso abbiano finalmente trovato un accordo gli inseguitori, non sarà facile per loro riuscire a recuperare questi secondi. Luca Ceolan si porta davanti adesso Luca Chirico, è la volta di Michele Simoni, guardate lo sforzo di questi ragazzi Michele Simoni che viene rilevato da Giuseppe Brovelli ed ancora è la volta di Alberto Bettiolo, l'ex campione europeo del cronometro è presente anche Krivoshev e da Castagnoli che adesso è colpito da Crampi la fatica di una gara lunga, dura ed impegnativa posta nel finale di stagione prestigiosissimo il Gran Premio Ezio del Rosso che anche quest'anno sta regalando grandi emozioni ai tanti sportivi presenti sul traguardo che stanno attendendo il vincitore della 61esima edizione del Gran Premio Ezio del Rosso sarà Pavel Polianski o sarà uno di questi atleti che vediamo adesso inquadrati che però non riescono a recuperare più di tanto davanti Polianski continua a spingere 35 secondi quando ormai siamo all'ingresso del centro abitato di Montecatini e per Pavel Poliansky iniziano gli ultimi mille metri di gara i più difficili anche perché la strada sale leggermente tranne molto la svolta a destra e lì inizierà un lungo falso piano verso il traguardo posto in via verdi a Montecatini il Gran Premio Ezio del Rosso vive le fasi conclusive con il pubblico da sempre protagonista di questa classicissima di fine stagione del ciclismo dilettantistico Pavel Polianski è nel centro di Montecatini la svolta a destra in questo momento ed inizia il falso piano verso il traguardo a questo punto dietro hanno un ritardo di 30 secondi non riusciranno più a recuperare e quindi per Pavel Polianski ci sono gli ultimi 400 metri che può assaporare in vista del traguardo sono gli ultimi metri prima della vittoria sono i metri più belli per Pavel Polianski dopo una fatica durata quasi 40 km di fuga solitaria Pavel Polianski si appresta ad alzare le braccia al cielo in segno di successo tra non molto lo vedremo dalla telecamera fissa eccolo qua il corridore della sestese Alessi Pelletterie. Dietro si sono avvicinati. Ma ormai per tutti gli altri si lotta per il secondo posto. Pavel Polianski vince il 61esimo Gran Premio. Ezio Del Rosso. Quarto successo stagionale per lui. La volata per il secondo posto che vediamo lanciata in questo momento è a pannaggio di Luca Chirico della Trevigiani Dynamon Bottoli davanti a Michele Simoni della General Store. Mantovani, quarto è Alberto Bettiola dell'Idea Shoes, quinto Luca Ceolan del team Kolpak, sesto, Evgeny Krivoshev della Brogio, settimo, Giuseppe Brovelli dell'idea Shoes, ottavo, vediamo adesso Marco da Castagnoli. La volata per il nono posto è quella che stiamo seguendo. Che vede Mirko Puccioni precedere Pierpaolo Ficala. Questo l'epilogo. La splendida vittoria di Pavel Polianski che con 40 km di fuga solitaria si va ad aggiudicare il 61° Gran Premio Ezio del Rosso. Un plauso all'organizzazione, al gruppo sportivo Le Casette, che anche quest'anno ha allestito questa grande classica del ciclismo riservato alla categoria Elite Dunder 23. Ormai... Una pietra miliare del ciclismo in terra di Toscana, in una città, quella di Monte Cadini, che vive di ciclismo. A questo punto non ci resta che andare ad ascoltare le interviste del dopo corsa che abbiamo realizzato ai grandi protagonisti del 61° Gran Premio Ezio del Rosso. Arrivano anche gli ultimi atleti, soltanto 17 uomini alla comando, a testimonianza ancora una volta di un percorso impegnativo e selettivo. Michele Simoni in terzo posto al Gran Premio di Rosso, una gara prestigiosa, ormai nella fine della stagione, non ti è mancata la grinta per cogliere questa terza posizione? No, non mi è mancata la grinta, mi sono mancate un po' le gambe, forse per la stanchezza di ieri che ha fatto il Piccolo Lombardia. Però va bene, ci accontentiamo del terzo posto. La tua stagione continua o finisce qui? No, ancora una corsa domenica e poi finisce. Luca Chirico, nome sicuramente non nuovo per tutti gli appassionati di ciclismo, lo ricorderanno i più attenti vincitore di una 3-3 Bresciana da Juniores, è tornato alla ribalta anche nella categoria Under 23 con questo prestigioso secondo posto al Gran Premio Ezio del Rosso. La stagione si va esaurendo e emerge la voglia di far bene. Sì sicuramente io ho iniziato questa stagione con tanta voglia di, di riscatto anche rispetto all'anno scorso che avendo la scuola ho fatto fatica. Quest'anno nel finale sono, sono uscito bene, sto andando forte, eh, sono riuscito a vincere due gare, e, insomma un finale di stagione eh, sicuramente in vista l'anno prossimo eccellente. E... Insomma, l'anno prossimo è un anno decisivo, speriamo di ricominciare sulla falsa riga del, del finale stagione 2012. Pavel Polianski, un'altra splendida vittoria, la stagione eh, 2012 da incorniciare, la maglia di campione nazionale e poi questo grande finale di stagione, il Gran Premio Ezio del Rosso, è una gara che vale davvero da sola una stagione intera. Sì, oggi comunque volevo vincere tantissimo perché è già corso con, diciamo a casa, perché due anni che sta Luca. Lo sapevo, oggi arrivano tanti gente che guardano a me, niente, sono contento, la mia ultima gara di stagione, mia ultima gara da dilettanti. Niente, sono contento così, ora vado a casa, sto un po' con mia famiglia e preparo per l'anno 2013. Con chi sarà il 2013? E penso che fra i prossimi giorni firmo il contatto, però per ora non, non, non lo so. Però per il prossimo anno sono tranquillo perché lo so, mi guardano buoni genti, il mio percoratore e come mio direttore Fediani E sono tranquillo per il prossimo anno, niente. Sindaco di Montecatini, dottor Giuseppe Bellandi, questa è una classica che ormai è nella storia dell'abitato della città di Montecatini, nella storia di queste terre: terre che parlano di ciclismo. Perché qui davvero sono state scritte pagine speciali di questo sport. Tante pagine riguardano il Gran Premio Ezio del Rosso. È vero, 61esimo, 61esima edizione. Mario, ieri lo ringraziamo con tutto il gruppo sportivo e le casette. So che da domani mi verrà a dire che la 62esima non si sa come farla fare, ma la faremo. Anche perché la 62esima edizione sarà la settimana dopo i mondiali. Quindi, eh... però, insomma, questo è, è il DNA di Montecatini e questo Gran Premio, nato da, da, dall'amore per il ciclismo, da questi personaggi della famiglia del Rosso che sono punti fermi nella storia ciclistica di questa città che non dimenticatevi, ha avuto nella sua squadra anche campioni da ragazzi come Fiorenzo Magni e Alfredo Martini. Quindi è una vecchia, è un'antica storia eh, di Montecatini. Ciclismo è veramente uno sport che eh, avete visto oggi le, le mura di persone, di folla che c'erano lungo l'arrivo. È uno sport duro. Forte ma anche semplice e appassionante. Che dire, abbiamo avuto il Giro d'Italia, il Giro d'Italia Femminile, la nostra corsa. Qualcos'altro di sicuro ci sarà l'anno prossimo. Abbiamo avuto la corsa della mountain bike, anche quella è importante. La gran fondo è un altro tipo di sport, sempre di bicicletta, ma che vogliamo valorizzare. E poi niente, aspettiamo l'anno prossimo per fare il botto. Quindi, cinque partenze da Montecatini, il passaggio della eh, finale della corsa più importante. Eh, viva viva il ciclismo. Mario, ieri, presidente del gruppo sportivo GS Le Casette, organizzatore del Gran Premio Lezione del Rosso. Era un po'. Una delle classiche, è una delle classiche che chiude la stagione agonistica per i dilettanti e si è confermata anche quest'anno. Tanti partenti, più di 150, rappresentanza di tutte le squadre a livello nazionale. Soddisfatti per la riuscita, ed un vincitore che rappresenta un'intera nazione perché veste la maglia di campione nazionale. Ah, dire che, siamo, che non si, si sia rimasti contenti sarebbe troppo, perché penso che meglio di così non si poteva fare in tutte le maniere, per tante cose, perché è andato tutto bene, non c'è stato nessun inghippo, niente di niente, ha vinto un campione polacco. Polacco, voglio dire, merito a lui, perché i ragazzi che sono arrivati secondo e terzo sul, 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 sul palco della premiazione hanno detto che non c'è niente da fare, è andato via in discesa, però poi dopo ha mantenuto tranquillamente il segno che aveva della benzina nelle gambe, è tanto un, di cappello. Un percorso che alla fine esalta i migliori con le prime tre ascese al Gran Premio della Montagna di Vico, poi la lunga ascesa verso Godaiolo ed ancora il Vico nel finale, percorso che ormai è classico e collaudato. Sì, ormai è 30 anni che facciamo questo percorso e non lo cambiamo in nessuna maniera. È troppo, è troppo bello, troppo, si passa 5 volte, 6 volte davanti qui nel centro di Montecatini, voglio dire, meglio di così non si può, un percorso si può trovare. Tanti gli sponsor che vi sono a fianco e anche grazie a loro è possibile la buona riuscita della manifestazione. No, questo senz'altro, senza, senza gli sponsor piccoli, grandi, medi, sono tutti ben accetti e ci fanno tutti comodo. È una cosa che senza responso non si fa le manifestazioni perché specialmente ora con tutto quello che c'è dietro se non c'è chi tira fuori i soldi è un pasticcio.